Allora, mister Pagliari, è da poco finita la partita, il Gubbio purtroppo ha perso nel finale con un gol di Bussaglia al 44esimo. Ce la racconta un pochino la partita e soprattutto i minuti finali che sono stati decisivi? Ma c'è poco da raccontare, l'ho detto ai tuoi colleghi. Partita su un campo pesantissimo. Ci siamo presentati 5-6 volte davanti al loro portiere, è stato molto bravo. Noi non siamo riusciti a buttarla dentro e alla prima occasione il Sant'Arcangelo l'ha sfruttata. È tutto lì, il calcio è anche questo, come si dice sempre. Quindi quando già hai la possibilità di buttarla dentro, devi cercare di buttarla dentro. Se non lo fai, prima o poi paghi il conto. Senta, mister, il campo pesante quanto ha condizionato secondo lei la partita, visto che il Gubbio tecnicamente è parso sempre superiore rispetto al Sant'Arcangelo? Ma guarda, il campo fa parte di quelle che sono le variabili del calcio, che è il gioco piacevole, complesso e interessante, soprattutto per questo, no? Era pesante per noi come lo era per loro, ripeto, ci siamo adattati benissimo, ci siamo presentati, ripeto, tantissime volte. Per avere la possibilità di buttarla dentro. Non l'abbiamo fatto e questo è un peccato perché l'impegno, come al solito, è stato sempre massimale, come al solito non hanno lesinato un grammo di energie ed è un peccato, mi dispiace, però ripeto, potevamo fare quello che avevamo costruito, peccato, non ci siamo riusciti, quindi onore e merito a Sant'Arcangelo che ha sfruttato la situazione, adesso sono stati bravi. Un'ultima cosa, mister, che cosa ha detto ai ragazzi negli spogliatoi, visto che comunque questa era anche l'ultima partita del 2017? No, ma non c'è da di niente, in queste situazioni qui non c'è da di niente, domani mattina ci ritroviamo e poi fra 20 giorni ricominciamo, tutto lì. Buon anno a tutti, grazie.